Salve a tutti dall'orto di Tex, ciao amici contadini. Oggi andiamo a trapiantare un po' di piante da frutto. Questi sono tutti polloni di meli. Questi sono vecchi, questo, quello, quello lassù. E questi sono tutti polloni, che ogni pollone può essere una pianta. Ora vi faccio vedere il perché che ce l'ho scoperti. Questi, vedete come corrono, sono tutti radici delle piante madri al quali nascono tutti i polloncini. Ora questi sono fuori dal terreno, ma se non andiamo a togliere per bene, ora ve lo faccio vedere, ci rimangono le radici e diventano tutte piante nuove. Come detto prima, questi sono dei polloni, come potete vedere. Questo è piccolino, sono cascate le foglie, non fa niente. Vedete, già ha le sue radici, quindi io non farò altro che tagliare qui e qui, lascio questo pezzetto di rametto e lo vado a mettere in una coccia. Questa è mela golden, come questa qua. Questa è un'altra mela golden, vedete come la talea, ha già tutte le sue piccole radichette, quindi questo lo toglierò qui e lo interrerò. E due, questo melocotogno, come vedete era una radice, ce ne avevo tre, uno mi dava fastidio, l'ho tolto, ho aspettato che facessero i polloni, che sono tipo, i polloni sono come margotte, come talei, copie della pianta madre. Qui taglierò qui e qui e metterò giù queste due piantine, anche se, e poi quando è verso marzo sceglierò la migliore e ne lascerò solo una. Qui c'è un altro gruppo di radici, quindi taglierò qui e qui. Questa che mi si è sbucciata la tolgo, ma pensavo di lasciare solo questa che è la più grande. E qui uguale, fatto il taglio di prima qui, la taglio qui, e questa porzione con tutte le sue belle radici e quelle piccole nuove che c'hanno qui, vedete, che poi sono queste che daranno vita alla pianta. Con questo pezzo di radice ci farò tre piante. Questo è un susino prugnolo della regina Claudia, e anche questo è un pezzo di radice, un pollone che era preso via parecchio, e lo toglierò. Allora, qui niente come sparano. Qui ho separato i prugnoli della regina, ognuno col suo mazzetto, e ho deciso di farne due. Qui ho separato i melicotogni dalla radice madre, ognuno col suo ciuffetto di radici. E ora, visto che qui ha piovuto tanto e il mio babbo sta a fare le forme con l'escavatorino, mi sono fatto togliere anche i meli golden, vedete, qui già c'ha già le sue radici, quindi e gli tolgo, oppure ci provo così. Vai, questo è una mela golden, poi gli do una piccola ripulita. Ok, e una, questa la butto perché è stata attaccata dai nematodi, vedete, tanto devo tagliare questo di qua. Questa è un'altra pianta, se no, ecco, questo è come, questo è un pollone radicale, questa era la radice madre, questa qua, e qui si è sviluppata la sua piantina con le sue radici. Ora questa è malata, è inutile proprio, quando so così si prendono e si buttano. Questa basta. Va!
Aspetta! Su, fino, regina Claudia, uno. Due. Ok, ora finiamo le mele golden e poi c'ho le mele cotogne. Alla fine mi sono venute fuori 5 mele golden. No, 5 mele golden, 2 prugni della regina e 3 mele cotogne, questi sono prugnolotti. Ora gli diamo l'acqua, giusto una bottina di vita, un po' di concime bio, sul piede di porco, una bella maneggiata. E un goccino d'acqua a tutte, con un po' di concime bio per lo stress che gli ho causato. Fatte un altro po' di piante da frutto. Ora c'ho da fare i peschini. Qui ho preparato per fare una bella margotta di ficona, perché questa è tutta malata, la tolgo, vedete? Ma quello sarà un altro video. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale, ciao!